a capire i fatti, proviamo a capire perché può essere vantaggioso anche per un contribuente mettersi d'accordo con il fisco attraverso il concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025, ecco, mettendosi, come detto, d'accordo proprio sulle tasse che bisogna pagare. Ovviamente l'accordo viene fuori dalla media delle tasse pagate poi per gli anni precedenti dal contribuente. La parte positiva qual è? È che in effetti il contribuente che si è messo d'accordo preventivamente non può avere accertamenti di natura fiscale se non quelli di natura fiscale penale, ovviamente dal quale non ci si può certamente salvaguardare, ed è giusto che il fisco, per chi commette nell'ambito reati penali, persegui queste persone. E altra cosa positiva consiste nel fatto che, in effetti, avendo stabilito preventivamente le tasse da pagare, c'è l'incentivo da parte del contribuente, da parte delle imprese, a produrre di più, perché sa che tutto quello che produce in più e guadagna in più diventa esente da tasse, mentre che noi sappiamo che nell'ordinario noi lavoriamo per oltre 180 giorni per il fisco e per il resto dell'anno per noi stessi. Quindi positivamente si è incentivati a produrre di più. Produrre di più poi significa far beneficiare non soltanto noi stessi del vantaggio, ma anche l'economia e praticamente le assunzioni, perché più economia significa anche più lavoro e più assunzioni.